Sì, guarda, quest'ultimo lavoro sì, è davvero un qualcosa di speciale, è il mio primo album che incido, però ci tengo tantissimo perché, diciamo, è la mia prima volta che mi espongo con questo mio talento e diciamo che sono molto soddisfatto appunto di questo lavoro perché ho voluto trattare nei miei testi improvvisati molti temi, ad esempio nelle mie prime due canzoni che sono già uscite parlo del fatto che comunque c'è una moglie abbastanza esigente al mio fianco, ovviamente una storia inventata, poi comunque adesso parlo nel nuovo singolo che è uscito appunto oggi, parlo del fatto che sui social no, girano sempre opinioni differenti, non c'è mai una giusta, un'unica visione no, di quella che è poi la realtà che ci circonda. Ma poi ci sono tanti altri bellissimi testi, mi va di ricordare Il primo amore in quarantena, oppure La piscina, un altro testo. Il guaglione di mezza alla via, che è un testo anche molto impegnato, con un tema sociale abbastanza interessante. Devo dire che tocco vari aspetti della nostra vita in quarantena. Sono più che soddisfatto, quindi non vedo l'ora che comunque la critica, diciamo, giudichi il mio operato, perché sono proprio molto curioso di sapere, diciamo, quale sarà il successo, se in qualche modo ci sarà un riscontro da parte dell'opinione pubblica. E quindi questo, diciamo che il mio obiettivo è quello principalmente di arrivare, di emozionare tutti con la mia voce. Ovviamente io ci provo nel mio piccolo, perché comunque è vero che c'è un talento innato, però comunque non sono ancora un artista a 360 gradi, o perlomeno gli altri pensano che io non lo sia, quindi devo farmi valere e spero che con quest'album appunto io possa partire poi con una carriera da, diciamo, cantante, ma alla fine anche cantautore, perché è vero che i testi li improvviso tutti, però alla fine quindi, cioè, si può anche dire che quei testi io li abbia scritti, diciamo, no? In testa a me, però comunque. E quindi niente, questo è ciò che io mando un bacione a tutti i miei fan e vi aspetto qui per altre canzoni che arriveranno, penso, con una cadenza giornaliera, quindi ogni giorno ci sarà una nuova canzone, non c'è un vero e proprio ordine purtroppo di uscita, la mia casa discografica, diciamo qua, non ha ancora deciso l'ordine, quindi piano piano decideremo insieme quale appunto pubblicare qui su questo canale. Quindi seguiteci, mi raccomando, e non mancate. Ok? Un abbraccio, Jet. Ciao. dove sono gli operai che non